20 giugno 1900. Scoppia a Pechino la ribellione dei Boxer. In rivolta contro l'invadente controllo sulla Cina esercitato dalle potenze straniere, i Boxer, membri di una società segreta e nazionalisti militanti, occupano Pechino e cingono d'assedio il quartiere delle legazioni, uccidendo diversi occidentali, fra cui il diplomatico tedesco barone Clemens von Ketteler. La reazione militare dei paesi coinvolti non si fa attendere e il 14 agosto una forza internazionale, composta da truppe inglesi, russe, americane, giapponesi e tedesche, riprende il controllo della città. La rivolta si conclude formalmente con la firma a Pechino del Protocollo dei Boxer, che impone alla Cina pesanti condizioni commerciali, la presenza stabile di truppe straniere e 450 milioni di tael d'argento da versare in 39 anni a titolo di indennizzo alle 8 potenze occidentali.